buongiorno a tutti. Grazie molte a Italian Exhibition Group per l'invito, ma soprattutto per aver continuato con questa fiera. Io ero qui nel 2015, eletta da pochissimo. La fiera era diversa, era parecchio più piccola, il che vuol dire che appunto questi anni sono stati anni di lavoro che hanno portato a un grande risultato, devo dire. Così come l'aggancio all'oreca, insomma, al cibo fuori casa, che ormai sta prendendo tanta importanza nelle abitudini degli italiani, è un buon accostamento, proprio perché l'enogastronomia di qualità noi la dobbiamo celebrare a tutti i livelli, naturalmente, non solo nei grandi ristoranti, ma anche nella vita di tutti i giorni. Guardate, dal punto di vista della birra, la nostra è una regione che, come tutte le regioni del nord, ha avuto un momento di grande fermento, non uso la parola a caso, proprio a cavallo del 2010 a venire ad oggi. Adesso siamo più in una fase di assestamento, ma in Emilia-Romagna ci sono 80 birrifici artigianali che si sono consolidati, e tra questi ce ne sono alcuni, tipo il birrificio di Granaglione, che fanno una birra artigianale che è nella lista dell'Enoteca Pinchiori di Firenze. In particolare la birra è una grande opportunità, non solo per quello che finora ha detto anche il sindaco Gnassi, cioè per celebrare le nostre eccellenze e farne un driver di sviluppo, ma anche e soprattutto per sviluppare le aree più complicate, le aree di montagna, le aree svantaggiate. Infatti in Emilia Romagna la birra si fa con le castagne, si fa col farro. Devo dire che nella creatività degli emiliano-romagnoli, che è una cosa non nuova, a Monghiloro ho assaggiato perfino una birra fatta col pane secco, una birra antispreco, che devo dire non era male, cioè da gestire il sale, ma per il resto andava abbastanza bene. E quindi per dire che c'è veramente grande attenzione, così come c'è attenzione sul lato agricolo. Noi abbiamo nel Modenese una produzione di luppolo che sta mettendo assieme in questa azienda luppoli antichi autoctoni che c'erano in Emilia Romagna, molto importanti, perché potremmo arrivare addirittura a certificare delle produzioni, con luppoli invece europei o americani, proprio per continuare anche con la ricerca in campo. Questa è una materia in cui, per esempio, nei sostegni della politica agricola comunitaria non c'era molto, c'era solo il fatto che sì, si può coltivare il luppolo e prendere il premio unico. Nella prossima programmazione invece anche la trasformazione in birra sarà prevista nei sostegni, e in ogni caso noi in Emilia Romagna abbiamo forzato un po', nel senso che abbiamo previsto che nei bandi dei gruppi di azione locale, che sono attivi sulla parte della montagna, ce n'è uno anche qui a Rimini peraltro, sia possibile ammettere anche gli investimenti nei birrifici a contributo. Quindi è un mondo che si sta sviluppando moltissimo, che peraltro poi fa filiere corte con i brewery pub e tutte queste cose, che quindi ci permette di arricchire anche una gamma di offerta rivolta a un pubblico giovane, ma non solo. Quindi per noi è veramente un punto di attenzione molto forte. Per il resto, si è già detto, qui abbiamo 44 DOP IGP, sono anni che spingiamo in maniera enorme sull'immagine della nostra produzione, sulla reputazione dei nostri prodotti, ottenendo risultati straordinari. Abbiamo portato l'export dell'Emilia Romagna a 6 miliardi e 2 circa di prodotti agroalimentari, di questi una parte molto rilevante sono i prodotti DOP IGP, appunto, con una crescita del 22% in 3 anni e mezzo. Quindi abbiamo preso Expo come punto di lancio quel 2015, che anche qui ha visto partire questa fiera, e l'abbiamo portato lontano per dare soprattutto sostegno alla nostra produzione, a chi lavora in questo settore, e per portare ancora una volta sviluppo nella nostra terra con l'agricoltura e l'agroalimentare agganciato al turismo. È una cosa che sta funzionando e a cui le fiere, devo dire in particolare questa fiera, stanno dando una grande forza, dopo che abbiamo consacrato che è in questa fiera che c'è con Macfrut il punto di riferimento anche per l'ortofrutta italiana. Grazie quindi del vostro lavoro, che è molto funzionale a un disegno complessivo.